Dal 26 gennaio 2018 al 7 gennaio 2019, il Museo del Cinema di Torino alla Mole Antonelliana ospita Soundframes, Cinema e Musica in Mostra. È un percorso che racconta le contaminazioni tra i due linguaggi artistici. Beh, è una grande mostra dedicata al rapporto tra cinema e musica dalle origini, quindi dal cinema muto, perché per i film muti venivano scritte delle partiture originali in molti casi, fino al cinema contemporaneo e al videoclip, che è la nuova frontiera, della promozione della musica. È una mostra evento, l'abbiamo voluta chiamare così, perché oltre al percorso espositivo interno alla Mole Antonelliana ci saranno anche tantissimi eventi calendarizzati mese per mese, sia alla Mole sul palco che abbiamo predisposto sotto i due grandi schermi, che al Cinema Massimo, che in altre sedi cittadine, perché questi eventi saranno realizzati spesso in coproduzione con i principali festival cinematografici e musicali e teatrali della città. Questa mostra racconta le contaminazioni tra le due arti, tra il cinema e la musica. Cosa vuol dire? Vuol dire che il cinema non ha mai potuto fare a meno della musica, nel senso che, appunto, come dicevo prima, per il cinema muto venivano scritte delle partiture, poi quando il cinema è diventato sonoro, il genere musicale che è nato in quel periodo è stato il musical, evidentemente, e poi i due linguaggi si sono sempre intrecciati. Ad esempio, in una sezione della mostra che abbiamo chiamato Il Magico Accordo, si mostra come l'industria discografica abbia utilizzato l'industria cinematografica per promuovere i suoi prodotti. Penso evidentemente ai film di Elvis Presley piuttosto che alla ricca filmografia dei Beatles. In che modo si percorre la mostra? La mostra si percorre lungo la rampa elicoidale della Mole Antonelliana utilizzando delle cuffie a raggi infrarossi. Lungo la rampa sono disposti degli schermi con proiezioni di scene e sequenze di film che abbiamo selezionato. Quando lo spettatore che ha le cuffie si avvicina ad uno schermo, aggancia il sonoro di quello schermo. Nel momento in cui si sposta allo schermo successivo, si sgancia il sonoro precedente e si passa a quello successivo. Perché questo evento? Beh, perché questo evento? Perché il Museo Nazionale del Cinema ha sempre avuto un grande interesse nei confronti del rapporto tra musica e cinema. Nel corso degli ultimi 15 anni abbiamo realizzato tantissime sonorizzazioni di film muti con artisti contemporanei della scena rock, piuttosto che elettronica, piuttosto che jazz, e quindi ci sembrava giunto il momento, anche grazie alla collaborazione con il festival See You Sound che ospitiamo da 3 anni, di celebrare finalmente il rapporto tra questi due linguaggi con una mostra che occupasse tutto il percorso della Mole.